Bentornati su Hall of Series, ultima puntata di House of the Dragon, ultima puntata di questa stagione, seconda stagione che si conclude. Diciamo che si ricollegano un po' tutti i passaggi che abbiamo avuto modo di apprezzare e non apprezzare nel corso della stagione. Sì, Daemon, parlo con te. Diciamo che la crescita personale di Daemon è stata molto interessante, però forse ci ha fatto un po' perdere la sua azione. Questo bisogna dirlo. Abbiamo perso quasi completamente le azioni, l'azione in generale di Daemon in favore di una sua crescita personale interna, una crescita mentale che poi in questa puntata appunto si conclude, no? Ci sono due, diciamo, storie principali in questa puntata: quella di Daemon, appunto, la conclusione della sua crescita, e ovviamente quella dei Verdi, quindi diciamo di Alicent, perché anche qui i due personaggi che nel corso delle ultime 3-4 puntate hanno rappresentato i principali fulcri della trama, qui fanno da ponte, perché Aemond fa evidentemente da ponte fra Aegon, fra il fratello che sembrava quasi morente, adesso anche se distrutto sembra mantenersi in questa scacchiera, e Rhaenyra, anzi Aemond con Alicent, che poi appunto si ricollegherà con Rhaenyra, altro personaggio ponte fra le storie di Alicent e quella di Daemon questa volta. Quindi due personaggi che sono stati fondamentali nel corso delle ultime 7 puntate, in quest'ultima puntata sono un po' un passaggio, un collegamento, giustamente anche, perché comunque di loro abbiamo sentito tanto, per loro abbiamo seguito tanto, con loro abbiamo visto praticamente tutte le azioni che sono accadute in queste otto puntate, quindi molto molto importanti, e adesso vanno a concludersi, vanno loro stessi probabilmente a raccogliere quello che hanno seminato nel bene e nel male. Nel bene probabilmente Rhaenyra, nel male Aemond, che in questo momento evidentemente sembra piegato, sembra senza alleanze, sembra senza addirittura un sostegno, addirittura con una trama in sottofondo, con un, nel vero senso della parola, quindi con un inganno, un tradimento che si sta sviluppando. Ma partiamo dal principio, giustamente. Prima di tutto, l'altra sottotrama che si è venuta a creare è quella dei Lannister, che in favore di Aemond stanno tentando di rompere il blocco di Valyrion e di Corlys in particolar modo. Altra sottotrama che si sta andando a scontrare con questa, ok? Sono tutte trame che si scontrano in questa puntata, che vanno un po' a concludere tutto il filo che si è venuto a creare nella stagione. Chiaramente non si conclude, questa forse è la cosa che un po' fa pensare a riguardo. Chiaramente prospettata la terza stagione, quindi non avevamo dubbi a riguardo, però non c'è una conclusione del tipo succede tutto, però adesso non sappiamo cosa accadrà. No, adesso noi siamo nell'attesa dell'accadere, quindi è una cosa, questa è la fine della puntata, chiaramente. Però comunque le due sottotrame sono i Lannister che riescono in qualche modo fanghesco a recuperare l'aiuto, e quindi a perlomeno tentare un attacco nei confronti del blocco navale, e Corlys che dopo un litigio molto 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 freddo all'inizio, caldissimo sul finale con il figlio, che a questo punto sappiamo essere al 100% il figlio, parte in vista del controllo del blocco. Ecco, quindi lui probabilmente sarà un po' stupito dall'arrivo di navi nemiche. Questo potrebbe un po' far intendere quello che accadrà alla sua persona, alla sua storia. Poi vedremo, insomma, nella prossima stagione. Qui si conclude la storia di queste sottotrame, che in realtà è veramente molto molto rapide, assolutamente. Aemond invece tenta prima di corrompere Elena che qui sì, è una parte importante. Elena fa quello che ha sempre fatto in queste stagioni, ossia parlare come se avesse visto tutto, e in effetti ha visto tutto, ma il dubbio è, ha visto anche il futuro? Lui parla di un Aemond morto, lui lo vede morto. Ora, il dubbio c'è in giro per la rete, è spuntata fuori questa teoria secondo cui Aemond sarà uno dei Nightwalker, quindi ci assomiglia, sì, però un po' spinta questa teoria, però questa visione di Elena potrebbe aprire le porte a questa teoria, fino a quando non sapremo qualcosa di diverso. Potrebbe semplicemente averlo visto morto e basta, questo è il concetto. Quindi
non riesce a corrompere, tra virgolette, Elena, anche per l'intervento di Alicent. Alicent che a questo punto fa partire la sua distoria verso Rhaenyra, ossia il suo pensiero, il suo ragionamento che abbiamo visto nel corso della settima puntata, nell'ottava si sviluppa, nell'ottava comprende che forse non ha più senso andare avanti a fare questa lotta, questa guerra. E quindi nel finale, il gran finale di stagione, almeno dal punto di vista della conclusione della posizione nelle scacchiere, perché questo è stato, è lei che va da Rhaenyra e praticamente propone una soluzione, quella di cedere King's Landing e far diventare unico nemico Aemond, in fin dei conti, perché così sarà, perché Aemond sicuramente non si piegherà a questo volere, non ha raggiunto il potere per lasciarlo così semplicemente, soprattutto per Vagra, soprattutto per gli eserciti che comunque ha raccolto tramite Criston Cole, che comunque in questo momento, a sua apparenza, sono fedelissimi a lui. Quindi bisognerà capire come si svilupperà questa cosa. Rhaenyra accetta però con un vincolo molto pesante per Alicent, quello della morte di Aegon, perché Aegon tecnicamente che ha, secondo Rhaenyra, usurpato il trono, quindi non può lasciarlo in vita, non esiste, questo era scontato anche per Alicent, e Rhaenyra questo glielo fa notare. Lei accetta Alicent, senza sapere però che Aegon nel frattempo era fuggito con Larys. Noi vediamo la scena di Larys che convince Aegon a rimanere in vita, perché alla fine era questo, e poi la scena di Aegon e Larys che scappano dentro una carrozza in direzione non sappiamo dove ancora, cioè sì, qualche idea c'è, Larys ce la dà, però di base non sappiamo se riusciranno, non sappiamo come riusciranno, e tante altre cose che vedremo chiaramente nella prossima stagione. Questa è un'altra trama che si sviluppa. E infine c'è la trama di Daemon, che si ricollega tramite Rhaenyra precedentemente a questa situazione di Alicent, quindi Rhaenyra va a parlare con Alicent già con la certezza di avere questo sostegno. Daemon arriva voce a Rhaenyra di una possibile di un possibile tradimento, di un possibile passaggio dall'altra parte, non dai Verdi ma dalla parte di Daemon stesso. Rhaenyra va lì e semplicemente dice: ah sì, adesso arrivo io. È arrivata con due draghi. Daemon di fronte, protetto chiaramente da tutto il suo esercito raccolto tramite i talli, decide, dopo le visioni avute, di piegarsi a Rhaenyra. Che visioni ha avuto Daemon? Queste sono interessanti. Questa è la parte interessante di questo episodio, secondo me. Lui ha visto tutta Game of Thrones. E questo, lui si è visto la stagione, capito? Cioè, ha visto tutto, si è spoilerato tutto e ha capito che l'unica possibilità di arrivare a quello e di arrivare alla salvezza contro la notte, contro l'inverno che stava arrivando, era proprio Rhaenyra. Quindi non sappiamo se questo porterà bene, anzi noi lo sappiamo, perché in realtà già tutto questo che è accaduto porterà ai Targaryen debolezza, quindi porterà a farli scendere talmente tanto a livello di potenza, di potere, tanto da farli arrivare alla ribellione dei Baratheon, alla ribellione che poi ha portato all'esilio di Daenerys e poi al ritorno di Daenerys e così via. Quindi quello che vede Daemon è molto interessante, lo fa completamente cambiare, quindi dopo tutta questa serie di visioni che ha avuto durante tutta la stagione, in cui decide di piano piano di allontanarsi dal suo ideale, da quello di raggiungere la corona a tutti i costi, come consorte o non come consorte, ma comunque vuole raggiungere la corona a tutti i costi, a questo punto capisce che la sua storia è sottofondo, la storia vera è altra, e di conseguenza dà il suo benestare, anzi dà il suo sostegno, il bend knee, come si dice, lui si piega chiaramente, piega le ginocchia e si piega al favore di Rhaenyra. Questo vuol dire che tutta l'armata dei Tully va verso Rhaenyra e dà potenza anche dal punto di vista militare, non solo dei draghi, a Rhaenyra e ai rossi, ai neri, insomma, come dobbiamo chiamarli, avete capito. E questo porta potere a loro. Cioè, in questo momento noi come ci troviamo? Questa è la fine, diciamo, della puntata a livello di trama. Come ci troviamo in questo momento? Molto, molto, molto semplicemente. In vista di una guerra che potrebbe finire da un momento all'altro senza nessuno spargimento di sangue esagerato, se non quello di un contrasto a Aemond,
perché se veramente si apriranno le porte di King's Landing, se veramente Rhaenyra entrerà, potrà entrare e sedersi sul trono di spade senza spargimenti di sangue, perlomeno per la capitale, grazie all'intervento di Alicent, potrebbero ridurre il danno dovuto alla guerra. Non credo, perché altrimenti potevano fare durare 20 minuti di più la puntata e avremmo visto una fine della serie, non della stagione. Però sicuramente in questo momento sono in vantaggio, seccamente. Rhaenyra è seccamente in vantaggio. Ha più draghi, adulti, quindi non più draghi bambini, ma più draghi adulti. Abbiamo capito che Aelaena non parteciperà alla guerra, quindi ancora meno draghi in favore di Aemond, che a questo punto diventa lui e basta, l'altra parte della medaglia, non più tutti gli Hightower con tutti i Targaryen, esclusa chiaramente Rhaenyra, ma solo lui, da solo, perché Aegon è scappato. Indubbiamente anche quella sarà una trama interessante, perché Larys sarebbe stato un grande maestro delle spie, però non è stato, non ha voluto, di conseguenza è scappato con Aegon, e vedremo cosa succederà, che trame armerà Larys insieme ad Aegon, anzi Larys e basta, perché Aegon insomma è già tanto che l'abbia convinto a continuare a vivere, il suo interesse principale era il rum e i suoi danni genitali, diciamo così. Questa era la sua il suo unico cruccio era questo di Aegon, e di conseguenza secondo me sarà difficile per Larys mantenerlo in vita da questo punto di vista, poi vedremo. Però di base è una sfida fra Aemond e tutti gli altri Targaryen rimasti, e tutti i draghi, tutti gli eserciti. Quindi veramente in questo momento, salvo stranezze, sono in netto vantaggio. Netto vantaggio. Sì, c'è la possibilità della rottura del blocco mercantile e navale in favore di Aemond ancora, ma senza colpi di scena che avverranno sicuramente nella prossima stagione, Rhaenyra è diretta verso il trono di spade. Questo è quello che vediamo da questo finale di stagione. Ci lasciano intendere che questo accadrà. Bisognerà capire come svolgeranno poi le primissime puntate, per rendere interessante e rendere attiva una danza dei draghi, che in realtà in questo momento appunto sembra ferma. Questa è l'idea che abbiamo un po' di quest'ultima puntata. Ragionando sulla stagione intera, è stata una stagione un po' di passaggio, è stata una stagione in cui abbiamo visto personaggi crescere come Daemon, personaggi aprirsi al mondo, farsi conoscere come Aemond, personaggi anche come Rhaenyra crescere comunque, capire qual è il suo ruolo ancora di più e capire come svolgere il suo ruolo in maniera più personale, perché non è suo padre Viserys, non è quello che vorrebbero i suoi consiglieri, è lei, e forse Corlys è quello che maggiormente la sta vedendo come quello che è, e come faceva anche precedentemente Rhaenys, quindi una famiglia che la sostiene, una famiglia intera che la sostiene. Poi adesso abbiamo pure il figliastro di Rhaenys, figlio di Corlys, che diventa quasi la sua spalla destra, sembrerebbe, perché chiama lui, non chiama suo figlio, per andare a fare quello che fa con Daemond. E quindi una crescita anche per lei. Alicent, uno sviluppo in realtà non incredibile, uno sviluppo di consapevolezza più che di crescita personale. E vediamo anche un Otto Hightower in prigione, quindi anche lui una caduta importante, però ancora in vita. Quindi vedremo nella prossima stagione. Stagione che si conclude comunque con un grande vedremo. Aspettiamo le prossime puntate, i prossimi episodi, la prossima stagione, sempre comunque qui su All of Series. Quindi vi aspettiamo anche per i prossimi appuntamenti, soprattutto le nostre recensioni, leggetele. Salutiamo il grande Antonio e io posso solo dirvi alla prossima stagione. Ciao da Andrea.